D'accordo col PD. Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Col partito che in Emilia-Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare. Todo cambia! Gliel'ho detto il primo giorno, quando l'ho visto in faccia, gli ho stretto la mano, ho detto tu sei uno che mente, e quando io non posso sedermi in un tavolo con uno che mente, guardandoti col sorriso. Todo cambia! Perché blocchi le commissioni? Perché fanno una legge elettorale con un condannato fuori dal Parlamento? Perché hanno fatto una votazione in 10 secondi, si sta entrato, ha detto questo. Gli italiani hanno fame e voi avete tolto il pane agli italiani! Non sei degno di dire quello che vogliono! Non sei degno di dire una cosa del Questo qui, gli genere! italiani hanno fame, questa gente fa gli accordi assieme a Berlusconi, ai condannati e grida fascista a me che mi sento un dipendente del popolo italiano insieme ai miei colleghi che stanno facendo un lavoro eccezionale. Questo è un dato di fatto, bisogna sbugiardarli in questo modo, lui è venuto qui per mentire sapendo di mentire e sono dovuto entrare in conferenza stampa per dirgli se menti ti sbugiarderò. Questo è un dato di fatto, guardateli gli occhi a questa gente, basta guardare gli occhi a gente come Speranza, a Brunetta, Assisto a Berlusconi e a Renzi per capire che vogliono fare gli interessi esclusivamente dei banchieri, dei lobbisti e purtroppo del crimine organizzato. Todo cambia! Una campagna ha preso il 25% dei voti dicendo le cose. Posso sbagliare, posso dire delle parolacce, posso essere violento, ma non sono, intellettualmente mi sento a posto, perché io alla gente che mi ha votato ho detto tutti a casa e prima di mandarli a casa facciamo anche un bel politometro, un'indagine sui loro conti, sul fiscale, non che ce lo fanno a noi. Todo cambia!